Gentili telespettatori, benvenuti a Panorama Italiano. Nel programma di oggi vi riportiamo un servizio sulla serata paesana che si è avuta al Cesareo Club alcuni giorni fa. Poi vi riportiamo la seconda parte dell'intervista con Frank De Angelis e una intervista anche con Onofrio Serra, il nuovo presidente della Congregazione di San Giuseppe, per un avviso a tutta la comunità. Comunque, prima di passare al programma, gentili telespettatori, volevo riportarvi alcuni avvisi di eventi che saranno prossimamente nella nostra comunità, cominciando dalla serata di Ceccano Night. È un evento che è stato iniziato da parecchi anni per far incontrare appunto tutti i ceccanesi, che sono tanti qui nella zona di Windsor, e i loro amici. E hanno un menu veramente straordinario, in quanto vogliono fare qualche cosa veramente alla tipicamente ceccanese, ciociaro, e diciamo si stanno proprio dedicando a far sì che di tutte le persone che partecipano a questa festa, a questa serata di Ceccano, siano veramente contenti e rimangono soddisfatti sia del mangiare come pure della compagnia, dell'intrattenimento, eccetera. Quindi per biglietti di informazione su questo evento, che sarà il 6 di aprile prossimo, per biglietti e informazioni, dicevo, potete chiamare Anthony Ciotoli al 890-5255 oppure Tony Mastro Giacomo al 551-6826. Ora, eventualmente potete chiamare il Cesareo Club. Vi assicuro che sarà una serata veramente straordinaria, con un menu incredibile e un intrattenimento speciale, ma più che altro poi è la compagnia. Stare insieme tra paesani, tra amici, per una serata è veramente qualcosa che noi tutti andiamo cercando. Una buona serata tra amici e conoscenti. In seguito poi, gentili telespettatori, vi ricordo che il 19 di aprile, venerdì santo, il Roma Club di Windsor, come ha fatto per tanti anni, avrà anche il Friday Buffet, Good Friday Buffet, che è una carellata di pesci, qualcosa veramente di incredibile, in quanto il Roma Club di Wimbledon è stato il primo club ad organizzare queste feste con pesci il venerdì santo. Quindi recatevi al Roma Club per questa occasione, sono sicuro che rimarrete soddisfattissimi del menu e di ciò che vi offrono e anche del prezzo. Quindi per biglietti ed informazioni potete chiamare il Roma Club al 326 95 39. Sempre al Roma Club, gentili, il brunch per la Mother's Day, che è il 12 di maggio prossimo. Come sapete, al Roma Club organizzano sempre le cose alla grande, e anche questo brunch per la Mother's Day è qualcosa veramente straordinario. Quindi partecipate tutti a questo Mother's Day brunch del Roma Club il 12 di maggio prossimo, e per riservare i vostri posti potete chiamare al 326 95 39 e il brunch è dalle 11 alle 2. Le signore Camello e De Marco hanno ricominciato le loro attività nel organizzare gite fuori città. Quindi anche quest'anno stanno cercando appunto di cominciare a fare queste gite, che sono tante partecipate dalla gente, e questa volta hanno organizzato una gita a Toronto di 2 giorni.
il 22 e il 23 di giugno, sabato e domenica. La gita sarà per vari in vari posti, per diciamo per maggiormente per shopping. Le donne, gli uomini ai quali piace andare shopping, non solo per vestiti o abbigliamento, ma anche per diciamo per formaggi e roba del genere, in quanto, come sapete, a Toronto c'è una grandissima varietà. Quindi, se volete partecipare a questa gita, potete chiamare Teresa al 562-0078 oppure a Marisa al 256-2990. Ed ora, gentili telespettatori, prima di passare al programma, volevo avvertirvi che la settimana prossima vi riporterò un servizio su una conferenza che è stata tenuta a Toronto la settimana scorsa per quanto riguarda i giovani. È una conferenza molto molto diciamo discussa, e ci sono stati diciamo il ministro dell'immigrazione Hussein ed altre personalità. Comunque questo servizio ve lo porterò la settimana prossima. E adesso passiamo al nostro programma con l'intervista con Onofrio Serra, che vuole appunto darvi alcune informazioni della congregazione di San Giuseppe. A risentirci a tra poco. Gentili telespettatori, siamo con Onofrio Serra, che è stato eletto il presidente della congregazione di San Giuseppe. Onorio, congratulazioni per l'incarico preso, e sono contento perché tu, mettendoti diciamo come presidente, puoi mantenere e continuare a mantenere le nostre tradizioni culturali e religiose. Grazie tanto, certamente sarà così, perché ci impegneremo a riorganizzare la congregazione e continuare le nostre tradizioni. Comunque il giorno 19 marzo alle 7 di sera ci sarà la messa di San Giuseppe, fatta specialmente per San Giuseppe, consentita dalla nostra chiesa, dei parroci della chiesa di Sant'Angela. Quindi questa è un'occasione speciale che voi avete organizzato, esatto, per mantenere la devozione a San Giuseppe. Esatto, questa è dedicata esclusivamente a San Giuseppe, e invitiamo tutti i parrocchiani e i fedeli di San Giuseppe di venire alla messa. Grazie tanto. Senti un po', Onofrio, so che voi della congregazione San Giuseppe organizzate parecchie attività, di parecchi eventi durante l'anno. Qual è il prossimo evento che organizzate poi? Il prossimo evento sarà la festa di maggio, con la processione e il pane tradizionale di San Giuseppe che le nostre donne le faranno qui alla chiesa. Il prossimo appuntamento sarà a maggio, che vi informeremo precisamente dopo quando il giorno che sarà. Bene, senti, ma vedo che voi avete parecchie persone che partecipano alla congregazione di San Giuseppe. Sì, abbiamo un bel gruppo di persone dediche a continuare questa tradizione. Ma vedo che anche ci avete dei giovani, vero? I giovani mancano sempre, ma comunque siamo abbastanza, diciamo che vediamo alcune famiglie che fanno avvicinare i figli e i giovani alla congregazione. Appunto per mantenere le tradizioni. Esatto. Comunque senti, Onofrio, io ti faccio tanti auguri sia come incaricato di vicepresidente, di presidente della congregazione, e anche per questo primo evento che tu hai organizzato. Quindi, gentili telespettatori, ricordatevi, martedì prossimo, il 19 di marzo,
è la festa di San Giuseppe, quindi la congregazione di San Giuseppe avrà una messa speciale qui alla Sant'Angela. Partecipate tutti, è qualcosa di veramente di bello vedere la nostra comunità partecipare e mantenere queste nostre tradizioni dei nostri santi protettori. Grazie Onofrio, ancora grazie tanti auguri e ci risentiremo. Grazie. Ciao, ciao. Gentili telespettatori, siamo qui stasera al Cicerro Club di nuovo, questa sera per farvi vedere e darvi alcune informazioni sulla Serata Paesana, questa festa che è stata cominciata parecchi anni fa ed è sempre diciamo molto molto ben attesa da tante persone. E abbiamo con noi Teresa Di Domenico, molto interessata a questa festa. E come va la festa stasera, Teresa? Buonasera Luigi, molto bene, ci abbiamo tante persone, quasi 600-700 persone questa sera, si vede che la festa sta molto gradita. Qual è la specialità del menu questa sera, Teresa? La specialità ci sono molte piadante, cioè, la specialità credo per gli italiani è pasta e fagioli. Pasta e fagioli? Sì. Cioè, avete pure pasta e fagioli pasta stasera? Pasta e fagioli stasera, sì. Fatta in casa. Fatta in casa. Sì. Sagni e fagioli. Sagni e fagioli. Ecco, sagni e fagioli, ok. And, Giulio, ho visto che l'altro giorno tu stavi facendo le ciambelle. Puoi parlarci un pochettino di questa tradizione delle ciambelle e come mai tu sei diventata una ciambellara? Ok. Diciamolo in dialetto così. Va bene, quindi tutti capiscono ciambellara. Of course. Ok. Dunque, quando tu eri presidente hai cominciato anche tu a fare queste ciambelle, se ricordi bene. Logico. Ok. E però, tu facevi. E io aiutavo pure, però c'erano le donne che non volevano, che aiutavo, quindi facevano loro. Yeah. Ok. Allora, quando circa, non lo so, dopo il 2000 eccetera, abbiamo comprato un forno, un grandissimo forno, yeah, che possiamo cucinare 44 pentole grandi, che ci vanno 12 ciambelle ogni pentola, yeah, e quindi possiamo cucinare 450 ogni cottura. Okay? Yeah. Queste ciambelle è una tradizione sociale, non sono esattamente come quelle sociali perché quasi ne fanno, se ne fanno assai, quindi non abbiamo, no, che c'è ancora molto tempo, però sono buonissime, somigliano abbastanza devo dirti una cosa, Giulio, le ciambelle adesso è una imitazione di tutti quanti, noi abbiamo cominciato e tutti stanno cercando di imitarle, però ce n'è fattore, ogni volta che porto le ciambelle del Cicciare a casa mia figlia dice queste sono del Cicciare. Yes. Perché c'è un differente sapore. Quindi praticamente io, grazie alle donne, Teresa chiama tutte le donne che fanno le ciambelle, circa tutta la base volontaria, e normalmente vengono 25 donne ogni volta che le facciamo diverse volte all'anno, quindi facciamo dai 15 ai 20 mila all'anno. E cominciamo la Serata Paesana proprio. Yeah. Ultimamente, che sono state fatte lunedì, abbiamo fatto 3.000 in 8 ore, cioè, queste sono le produzioni che facciamo, grazie ai volontari, perché da solo io non potrei fare niente. Yeah. Ma è la mia ricetta praticamente. Ho visto che avete un procedimento tutto speciale, sì, diciamo, è una catena come tutte le altre cose. Chi le mette a bollire e bollirle, poi c'è tutta una richiesta speciale, debbono stare nella pentola tanti minuti. Sì, vanno giù. Yeah. Vanno giù e quando ritornano su sono pronto di tirarli fuori dalla pentola. E quella è una persona incaricata? Una persona va soltanto quello. Yeah. Poi, comunque mi è piaciuto il fatto di tu metterli nel forno, tirarli fuori, quella roba là, perché ai tempi miei non avevamo la facilità di quel bel forno e dovevamo metterli nelle stufe. Praticamente tu mi hai detto il ciambellaro, no? La parola ciambellaro. Yeah, yeah. Da dove deriva? Da un panettiere. Panettiere. È logico. Praticamente, quindi tu hai un po' di esperienza. C'è una buona esperienza perché negli anni 69 io ho comprato un forno con mio fratello, quindi capisco abbastanza di pane, ciambelle, dolci, eccetera, eccetera. Però io non pratico più questa professione,
perché è un lavoro molto molto sacrificato. Quindi il panettiere, da panettiere sei diventato un ciambellaro. Un ciambellaro, eh. Ma questo lo faccio a base volontaria per, insomma, esatto, per i sociali che piacciono. Quindi quel giorno stiamo facendo le ciambelle qua lunedì, c'erano gente a aspettare continuamente. E il prodotto è molto piaciuto. Teresa, ritornando a te, qual è l'aspetto culturale, l'aspetto, diciamo, nostro di questa festa tra tutti i paesani, eccetera? L'aspetto culturale, perché le sociare stanno, come hai detto tu, facciamo le ciambelle e vogliamo portare avanti questa cultura, ecco perché mi sono messa anch'io in mezzo, perché io non sono una ciambellara come Giulio, però aiuto. Loro non potrei fare niente, Speriamo che continua questa tradizione, che ci si mettono anche un po' di giovani che ci vengono e si imparano e così continua, perché se i giovani non vengono questa tradizione pure finirà. Uno dei motivi per cui, diciamo, preferisco che la gente sappia appunto di questa tradizione, appunto per invogliare le persone a continuare questa nostra tradizione. Cioè, anche voglio informare Luigi che il giorno della Madonna di Canneto vendiamo circa 7.000 ciambelle solo quella giornata. Se non avrei loro. Ma adesso voglio farti una domanda, Giulio, perché le ciambelle, queste ciambelle nostrane che le chiamano le ciambelle sorane, c'hanno il buco così, sono tonde? C'hanno il buco così, sono tonde, né? Tutto questo, non lo so questo esattamente, però è come le persone, stanno le piccole e le grandi. No, ricordi bene che le ciambelle, diciamo le ciambelle sorane, si vendevano quando si andava alla fiera. Allora si comprava le ciambelle e si piccava qui nel braccio. Ho capito, ma noi facevamo differente, a quelle piccole so che facevamo la fune qua per traverso. Oh, addirittura! Addirittura, e tutte le legavano infilate là, come se erano... Una treccia. Esatto, una treccia. E normalmente si davano a Capodanno, se vi ricordate quando cantavano per Capodanno, passavano gli organetti durante Capodanno, cantando ci davano le ciambelle. E portavano le ciambelle con una treccia. Esatto. Forse qualche volta lo faremo vedere questo. Esatto, sì, è bello. Yeah. E un'altra cosa che vorrei aggiungere, Luigi, se scusate un attimo. Anche la pasta, perché pasta e fagioli che avete mangiato questa sera, è fatta in casa da queste donne volontarie pure. Okay? Yeah. Quindi è tutto una cosa, diciamo. No, cerchiamo di mantenere la nostra cultura, queste cose. È una serata paesana per mantenere la cultura. Esatto, e tutti quanti amici, eccetera. Non è serata di paesana, di amici e famiglia, e credo che è molto gradito perché abbiamo molte persone. Speriamo che continua per tanti anni ancora. Qualche messaggio ai nostri gentili Sì, un messaggio riguardo la serata paesana. Voglio ringraziare tutti coloro che sono venuti qui questa sera, la gente sono numerosissime qua questa sera, come avete sentito sono circa 700, quindi ringrazio tutti coloro che sopportano questa serata. Ci sono tantissimi regali, pure che offriremo più tardi sul sorteggio, eccetera, quindi vi ringrazio e ti ringrazio a te per la gentilezza di aver difeso. E se vogliono sapere di più, l'anno prossimo possono venire personalmente, vero? Esatto. Ok. Gentile del fattore, ringraziamo Giulio, ringraziamo Teresa per questa intervista, per questa informazione a voi di mantenere le nostre tradizioni sociali. E ogni tanto c'è qualche cosa di differenza, quindi seguiteci nei prossimi programmi e sarete informati delle novità che saranno qui a Ciociaro. Se qualcuno vuole imparare ci può anche chiamare, che possiamo anche... quanti volontari lo possiamo accettare. Faranno anche lezioni per imparare a come si fa. Insegniamo perché lavoriamo. Yes. In altre parole, vi fanno lavorare facendo le ciambelle, così che voi potete pure imparare. Esatto. Okay. Abbiamo capito il messaggio, Giulio. Okay. Vi ringrazio, grazie, e tanti Luigi. Auguri. Grazie. Buonasera. Salve e benvenuti. Oggi vorrei parlare della scoliosi. Allora, la scoliosi è una malattia muscoloscheletrica dove la colonna vertebrale si presenta in una forma laterale. Cioè, quello che vorrei dire, se prendiamo qui la nostra colonna vertebrale, normalmente la colonna vertebrale è dritta, okay? Guardandola davanti, guardandola di dietro è anche dritta, okay? Poi dai lati ci sono le curve, c'è la cifosi normale, la lordosi normale. Ne parleremo un'altra volta di queste altre curve. Ma guardando davanti e dietro è diritta.
La scoliosi è una malattia che fa diventare la colonna vertebrale storta. Allora, ci sono due tipi, a forma di C, così, o se no anche a forma di S, dove c'è una curva in giù e poi una curva di compenso in su. Allora, questa qua si chiama la scoliosi AS, ok? Insomma, la scoliosi può effettuare a chiunque di ogni età. Però quella che voglio parlare io oggi è della scoliosi idiopatica. La scoliosi idiopatica affetta molto i ragazzi giovani, sia le donne, sia le femmine che i maschi, ma le femmine sono più a rischio dei maschi. Si chiama idiopatica perché nessuno sa di cosa succede. La parola idiopatica significa che non ha, nessuno lo sa da dove viene questo problema. Allora, anche che ho detto che affetta più le donne, anche i maschi, e di solito è dall'età della pubertà, inizia dai 10 a 14 anni a farsi vedere. Però non è che si dice, non è che può essere che una bambina di 6-7 anni non la può avere, la possono anche avere. Per questo dico sempre ai genitori, portate i ragazzi quando hanno un'età giovane per farli controllare, perché facendo il controllo si becca presto e si può aggiustare, così non diventa un problema permanente dove può causare molti problemi avanzati. Allora, ci sono due tipi di scoliosi, c'è quella strutturale e quella non strutturale, cioè va anche chiamata la scoliosi funzionale. Allora, quella strutturale è quando ci sia un problema con la struttura delle ossa stesse. Diciamo, può darsi da quella strutturale, di solito c'è un'altra malattia primaria e la scoliosi diventa quella secondaria. Cioè, può darsi che c'è una paralisi cerebrale, può darsi anche dalla poliomielite, la distrofia muscolare, dove metà del corpo i muscoli non funzionano, l'altra metà funzionano normalmente. Allora, quelli che funzionano tirano la colonna vertebrale di lato, ok? Poi c'è anche le malformazioni neonatali. Allora, cosa significa? Quando si nasce con un'anomalia. Cioè, c'è un'anomalia che si chiama l'emivertebra. L'emivertebra è quando le vertebre qua, invece di essere normali, vedi che noi diciamo sono quadrate, ma veramente hanno una forma distinta. Ma l'emivertebra è quando una vertebra cresce incuneata, diciamo come uno spigolo, like a wedge, ok? E allora poi, essendo che è solo una metà della vertebra, è una cosa strutturale, quando è a metà, dov'è il problema? Cresce così la colonna vertebrale, non si ci può fare niente purtroppo, è una malattia che quando c'è la struttura, quando è di struttura, purtroppo il problema è permanente, non si può risolvere. Poi ci sono altre malattie, diciamo, ci sono le infezioni, i tumori, queste sono tutte malattie che deformano le ossa della colonna vertebrale, e quando le ossa della colonna vertebrale diventano deformate, allora cresce in modo storto, non cresce diritta la colonna. Poi c'è anche la scoliosi funzionale, o quella non strutturale. Perciò, cosa vuol dire? Vuol dire che le ossa sono tutte normali, sono sviluppate normale, guardando sulla radiografia sembrano normalissime, però c'è questa curva che risolve, che risulta. E questa è la scoliosi idiopatica, perché non si sa perché c'è questo problema. Però fando dei precedenti clinici, si vede che fando l'esame fisico, noi guardiamo sempre per
problemi di bilancio, perciò guardiamo se il bacino è dritto o se è storto, okay? Guardiamo se le spalle, una è elevata e una non è elevata, okay? Guardiamo anche alla lunghezza delle gambe, perché certe volte una gamba è più lunga, una è più corta, allora può dare, fa in bilancio e allora fa crescere la spina con una vertebrale storta. Allora, cosa dobbiamo fare? Ci sono alcune terapie a cui si usano per risolvere questi problemi. Se la curva della colonna vertebrale è meno dei 20 gradi, di solito usiamo terapie chiropratiche, cerchiamo di spostare le ossa nella direzione giusta per riaddrizzare la colonna vertebrale. Usiamo l'active release technique per rilassare i muscoli tesi e poi molti esercizi per rinforzare quelli deboli. Ok? Poi la terapia però dura a lungo. Sempre dico ai genitori di questi ragazzi, preparatevi, è da 1 a 3 anni che dura questa terapia, perché è come avere l'apparecchio ai denti, non si sposta dopo una settimana o due, ci vuole molto tempo a far spostare le ossa. Dopo quando la curva è severa da 20 a 40 gradi, purtroppo lì ci vuole il busto, e di solito questo busto si chiama busto Milwaukee, so Milwaukee Brace si chiama. Il problema with the Milwaukee Brace è che va tenuto 23 ore al giorno. E i bambini non se lo mettono, vanno a scuola, è imbarazzante, se lo tolgono la mattina, lo buttano nell'armadietto e poi se lo rimettono la sera prima di rivenire a casa. Allora purtroppo non funziona come dovrebbe funzionare. Ma se abbiamo un ragazzino, una ragazzina che, diciamo, vuole curarsi bene, allora funziona. Poi c'è la curva che dopo che arriva passato i 40 gradi, purtroppo lì ci vuole la chirurgia. Perché bisogna fare un'operazione per mettere dei metalli nella schiena per tenerla diritta. E anche se vogliamo evitare la chirurgia il più possibile, certe volte non se ne può fare a meno, perché quando è troppo severa la curva, può fare pressione contro gli organi vitali, contro il cuore e contro i polmoni. E allora può dar fastidio col battito del cuore, può dar fastidio con la respirazione e bisogna aggiustarla. Per questo diciamo sempre ai genitori, portate i bambini, portateli quando sono giovani, quando sono piccoli, che quando troviamo una curva che non è dritta, noi la aggiustiamo come si deve, la aggiustiamo senza bisogno di busti, senza bisogno di chirurgia. È lo stesso di avere un albero, quando l'albero cresce storto, metti il palo e lo fai crescere dritto da quando è giovane. Una volta che è cresciuto, l'albero non lo addirizzi più. Ok? Beh, grazie. La prossima volta parleremo di un altro problema con la curvatura. Gentili telespettatori, ho il piacere di avere oggi nel nostro programma il cavaliere Frank De Angelis, che a un certo punto ha avuto tanti di quei riconoscimenti e, diciamo, onori, però Frank De Angelis è sempre la persona umile che sta sempre per aiutare la comunità quando è possibile, ed è stato un grande fautore della comunità italiana. Frank, come va questa mattina? Io sto abbastanza bene. L'anno vecchio come ti ha lasciato? Ho trascorso delle ottime feste, anzi voglio ringraziarti per l'opportunità che mi hai dato in quanto vorrei estendere ai nostri telespettatori gli auguri sentiti di un anno passato, sperando che l'anno che verrà sia portatore di bene, di pace, di serenità per noi tutti e per la nostra comunità. Il problema dell'immigrazione. Luigi, ogni emigrato, con tutto rispetto, il Signore li benedica, ma ti rendi conto che noi diamo $35 ad ogni profugo? $35 per 30 giorni sono $1000, mi sbaglio o no? E le pensioni, 6 milioni di italiani prendono le pensioni di $500. Allora, secondo te,
È giusto questo? Tu mi dirai, ma come mai i politici non lo capiscono? Lo sai perché non lo capiscono? Perché quei signori, quando tu gli dai $30 al giorno, quando votano, vanno a votare per loro, si stanno acquistando i voti, come fanno in parecchie. Adesso con Salvini questa situazione non succede. Salvini ha detto basta e basta, ma non, anche lui ha i suoi problemi, ma non che li vogliamo abbandonare, ma controllarli. Di Maio lo stesso, io non lo so che i soldi non ci sono, ma possiamo fare affamare la gente. So, o ci sono o non ci sono, dell'Europa a noi non gli importa niente. E difatti l'Europa adesso ha approvato il 2,04%. Allora, qual è il futuro dell'Italia? Te l'ho già detto prima, non c'è futuro laddove non si cambia cultura. Cioè, se non si cominciano a pagare le tasse, Luigi, la mafia, l'estorsione, ma ti rendi conto, la mafia, la camorra, 175 miliardi, ma sono soldi che sono, che tu mi dici, perché? Perché quando loro spacciano la droga, questi soldi che i bambini, i giovani, i drogati hanno, se li prendono loro, anziché spenderli per una pagnotta di pane, perché i vizi sono vizi, mi spiego. Quindi il denaro non circola, circola ma nelle loro casse, non le casse degli italiani. In sintesi, Frank, la manovra che loro stanno per approvare genererà lavoro in Italia oppure dà un'assistenza solo, diciamo, a quelli che non hanno un reddito abbastanza, e quindi se diciamo tamponano il fatto di aiutare le persone che non hanno lavoro, dove sono i fondi per far sì che queste persone possano trovare lavoro? Allora, i soldi non ci sono, quindi i soldi non ci sono, non ce li hanno quelli che sono al governo oggi, non li avevano quelli del governo prima. Però dove sono? I soldi ci sono, bisogna trovarli. E allora, perché non spendiamo, anziché spendere soldi inutili, non spendiamo soldi per combattere la mafia? In modo che i ricavati, e confiscare i beni alla mafia, perché quando diamo i contratti non facciamo in modo che chi ruba viene arrestato e messo in galera per sempre, anziché uscire come deludi e via dicendo? Ecco i soldi dove sono. Perché non spendiamo i soldi per la legittima difesa, dove un poveraccio, you know, gli vanno a rubare, uccide e deve andare in galera? Questa è l'Italia, questa è la... I soldi ci sono, vanno nelle mani sbagliate, Luigi. Quindi quello che tu suggeriresti è che il governo si dedicasse un pochettino di più a sradicare la mafia. No, sradicare, lui, dove sono i soldi a trovare? Per esempio, se fanno un contratto di un'autostrada, fare il contratto serio come adesso con Cantone, l'anticorruzione, perché Luigi, quando fanno una strada, 10 miliardi di euro, quando finisce dopo 3 anni, sono 30 miliardi, i 20 miliardi che devono pagare più al costruttore, possono aiutare a sfamare metà di quello che è il bilancio dello Stato, hai capito? Ritrovare la legge, la moralità, come succede in tutti gli stati. Questo è triste, Luigi, no? Questo sarebbe uno dei rimedi. Così, diciamo, Salvini, Salvini lo farà, perché guarda, un esempio molto... Ci sono dei progetti, abbiamo, io sono molto chiaro, guarda, molto sincero, se mi dimostrano il ponte sulla Sicilia, sono 10 anni che hanno una organizzazione, hanno un palazzo, ponte per la Sicilia, un ponte che non sarà forse mai fatto. Intanto a dipendenti statali devono pagare l'affitto, un consiglio di amministrazione, milioni e milioni di dollari sprecati per un ponte che non sarà mai fatto. Che cos'è questo? È il cittadino italiano che ne ha colpa o quei criminali di politici che sono lì a sostenere quelli che gli danno il voto? Lì sono i soldi da prendere, lì sono i soldi che devono andare lì, devono andare nelle regioni a vedere le URSS, il Ministero della Sanità,
che devono pagare miliardi. La spesa maggiore d'Italia è la spesa sulla sanità. Ma perché, Luigi? Non perché costa molto, è perché c'è la corruzione, appalti truccati, come ho già detto prima, regioni differenti dall'altra. Quindi i soldi sono messi in un mondo di corruzione, ma ci sono, capisci, Luigi? E forse, cioè, concludo, adesso Salvini, Di Maio, io non posso darti, Luigi, un parere in 6 mesi, vedremo, però ti dico questo, reddito cittadinanza fatto, legge Fornero andrà fuori, emigrazione la sistemeremo già da 35, gliene diamo 25 e recuperiamo qualcosa. La legittima difesa la faranno, il rimborso, i ladri hanno rubato Monte dei Paschi di Siena e tutte le banche che hanno fatto fallire i risparmi dei nostri anziani. Adesso, che ha fatto il governo? Ha dato i soldi alle banche per risostenerle e non voleva dare i soldi e risarcire questi poveri pensionati o anche gente che ha risparmiato una vita. So adesso che hanno fatto il nuovo governo, i soldi che sono stati rubati, perché questo è il verbo appropriato, noi li restitueremo. So, in 6 mesi le intenzioni sono lì. Poi, se le intenzioni degli italiani sono diverse, quando andranno alle elezioni rivoteranno di nuovo a questo partito che ha sgretolato. Il congresso adesso non abbiamo un governo, l'unico governo, Luigi, in Italia che non ha l'opposizione. Il Salvini e Di Maio, con il voto di fiducia, come oggi hanno dato il voto, sì, il voto di fiducia significa che nessun partito dell'opposizione ti vota, solo i voti della maggioranza. Quindi loro, Salvini e Di Maio, possono sempre mettere il voto di fiducia, cioè loro hanno il controllo dell'Italia nelle mani perché hanno la maggioranza assoluta. Okay. Andiamo su un altro soggetto. Prego. Un soggetto che a me veramente sta molto a cuore, in quanto ho incontrato molti ragazzi desiderosi di venire qua in Canada, però non hanno l'opportunità di venire perché le leggi canadesi sono molto, molto strette. Ora in Italia c'è il 40% circa di studenti che sono disoccupati e la maggior parte di loro stanno andando all'estero per trovare lavoro, maggiormente in Germania, in Inghilterra e in altri posti. Vediamo che qui in Canada c'è un bisogno tremendo di persone, diciamo, con lauree e con, diciamo, professionisti, ma è molto difficile per questi giovani venire qua in Canada. Sarebbe opportuno da parte del governo italiano di fare dei negoziati con il governo canadese per alleviare queste, diciamo, queste regole per entrare più facilmente in Canada? Sposati, siccome ormai io sono in pensione, quindi non sono più coinvolto, sposati questa causa, fai di questo che hai detto il prossimo progetto. È vero, in Canada, con tutto rispetto per questa grande democrazia, entrano più emigrati dalle nazioni dell'Est e del Medio Oriente che dell'Europa. È chiaro che bisogna rispettare la legge, perché la legge canadese sull'immigrazione sancisce che in ordine per un emigrante, dopo previa applicazione nell'ambasciata di residenza, nel paese di residenza, deve avere una professione. È chiaro? E siamo d'accordo. Allora, se tu non dimostri di avere una professione, diventa difficile. Anche quelli che hanno la professione, muratore, allora tu fai la domanda in Italia da muratore, vieni in Canada, se vuoi venire a Windsor, il governo canadese ti obbliga ad inserire nei giornali locali minimo 3 una notizia dicendo, si comunica che il signor Luigi Tosti, muratore, ha fatto domanda per risiedere in Canada. Dopo 3 mesi, se nessun muratore canadese risponde a quella notizia dicendo guarda, il lavoro lo voglio io, allora gli danno il permesso. È una legge umana fino ad un certo punto, un po' estrema, e difatti noi vogliamo rispettare, perché il Canada non fa come l'Italia, entrano e basta. Il Canada dice, lui viene,
Ora, quello che dici tu è molto importante. Tu, se ti fai sposo di questa situazione, devi dire che non è il oggi che conta, è il domani. Quando viene lo studente italiano qui, lo studente italiano diventa professore, diventa maestro, diventa... Quindi devi agevolare l'entrata di questi studenti, perché il Canada dall'altro non è una grande nazione, ha bisogno pure di emigrare. So, quindi è vero quello che noi dovremmo fare attraverso i politici canadesi, cioè spingere noi gli italiani, spingere i politici canadesi e dire svegliatevi, noi vogliamo che il numero di emigranti italiani, rispettiamo le vostre leggi, ma fate un emendamento nel quale, e anzi, ci sono nazioni, come fanno già, che pagano gli studenti per laurearsi. Frank, la mia domanda comunque era, non dovrebbe il governo italiano insistere con il governo canadese al fine di alleviare No. Adesso, sapendone, essendo stato come lo sei tu, coinvolto nella diplomazia, Luigi, il Canada è uno Stato sovrano, non Stato si può permettere di dettare le leggi, loro possono semplicemente fare un'opera di sensibilizzazione, esatto. Devono fare un'opera di sensibilizzazione, yes. Questa opera di sensibilizzazione la dobbiamo fare noi, non il governo italiano, la dobbiamo fare noi canadesi, io, tu, i deputati italo-canadesi, i sindaci, noi dobbiamo farla, non l'Italia. Perché l'Italia non può assolutamente permettersi di dire agli altri stati quello che fa. Allora, cosa puoi fare? Noi possiamo fare petizioni, no, dopo aver fatto uno studio profondo, vedere attraverso il Ministero degli Affari Esteri quali sono le richieste, eccetera, eccetera. Perché già ci sono persone, italiani che vivono in Svezia, in Inghilterra, ci sono dei fondi. Soprattutto se sei nel campo della tecnologia, anche se non sei laureato e tu fai una domanda per il lavoro lo Stato paga il datore di lavoro per assumerti, che poi ovviamente quando tu sarai laureato dovrai restituire. Ok, now, in conclusione di questa intervista molto, molto, diciamo, focosa, che cosa prevedi tu per il 2019 in Italia prima e in Canada dopo? In Italia è chiaro che i miracoli solo il Signore li fa. In Italia grandi miracoli non ci saranno. Però se c'è un lieve sostegno, se c'è una lieve crescita, se c'è una lieve diminuzione della disoccupazione, se c'è una lotta seria alla corruzione, qualche cosa si potrà fare. Però se così fosse, se si applica, Salvini e Di Maio saranno al potere, se non si spezzeranno, sono sicuro che il 2020 sarà un anno dove potremmo tutti dire, ma guarda, qualcosa in Italia sta cambiando. Perché tu sai meglio di me, perché se noi guardiamo da oggi, fino a che io sono venuto in Canada, l'Italia che ho lasciato, quando ritorno la trovo, il marciapiede rotto nel mio paese, ci camminavo prima con la fossa, con il buco, ritorno e trovo lo stesso, quindi non cambia niente. Bisogna avere un rinnovo della leadership, come hai detto tu, prima io e te ne parliamo, bisogna scacciare questi vermi, che meritano di essere, bisogna buttarli fuori, bisogna avere giovani che fa Berlusconi, anziché, con tutto rispetto, io non sono un politico, però ti dico, ma perché Berlusconi dice non hanno mai lavorato un giorno della loro vita? Ma perché se io sono studente, sono un laureato e tall'altro se non ho il lavoro ne ho colpa, non posso fare politica io? Però loro fanno politica per rubare, ma questi Salvini non ruberà mai, Di Maio non ruberà mai, i 500 deputati della Lega e del Movimento 5 Stelle sono tutti figli di poveri, non figli di miliardari. Quando io ho visto il giuramento mi sono commosso, quando il Presidente della Repubblica ha fatto giurare i nuovi ministri, nella sala dove c'era il giuramento c'erano i genitori di questi ragazzi, di questi giovani deputati, e ho visto una povera signora
bellissima, con un vestito non di, di seta, di pura caricata, non il velluto puro, non, vestita modestamente, e ho detto a me stesso, questa è l'Italia che sogno, l'Italia dei poveri, non solo l'Italia. Gentili telespettatori, grazie per averci seguito nel nostro programma. Avete sentito l'intervista fatta con Onofrio Serra, il nuovo presidente della Congregazione di San Giuseppe, che vi invita tutti a partecipare alla festa, alla messa di San Giuseppe il 19 di marzo prossimo alla Sant'Angela. Onofrio è una persona molto, diciamo, dedicata e vuole appunto far sì che le nostre tradizioni e la nostra cultura sia mantenuta, e quindi invito tutti a questa messa per martedì 19 di marzo alla Sant'Angela Merici alle ore 7, e inoltre si sta preparando per altre festività della Congregazione di San Giuseppe che saranno quest'anno. Quindi vi raccomando, partecipate numerosi a questa messa il 19 di marzo prossimo alla Sant'Angela Merici, e aiutiamo queste persone che prendono questi impegni a mantenere la nostra cultura. In seguito, gentili telespettatori, avete visto il servizio sulla serata paesana, molto bello vedere queste ciambelle, com'è che le fanno, è una cosa, diciamo, buona vedere queste persone tutte incaricate per mantenere le nostre tradizioni. E diciamo la seconda parte poi dell'intervista con De Angelis, il quale, diciamo, è molto acceso per ciò che sta succedendo in Italia, per la politica, eccetera, eccetera. E poi lo vedete voi stessi nei notiziari italiani, ciò che sta succedendo in Italia. Comunque, gentili telespettatori, prima di lasciarvi volevo ricordarvi alcuni eventi che saranno prossimamente nella nostra comunità, cominciando dalla festa dei ceccanesi, questo gruppo di ceccano che alcuni anni fa hanno cominciato appunto a fare questa festa dei ceccanesi. Di ceccano ce ne sono tanti qua, e loro e i loro amici riescono sempre a fare un ottimo gruppo e partecipare a questa festa, che è qualcosa veramente di bello. Il menu è straordinario, è una cosa fatta proprio alla ceccanese, diciamo alla ciociara, ed è qualcosa da non perdere. Stanno mettendo a punto tutto il loro impegno a far sì che tutte le persone che partecipano a questa serata rimangano contenti, sia per il cibo come pure per l'intrattenimento. Quindi partecipate a questa festa dei ceccanesi il 6 di aprile prossimo allo Ceciaro Club, e per biglietti potete chiamare Antonio Ciotoli all'890-5255 oppure Tony Maestro Giacomo a 551-6826. In seguito, gentili telespettatori, abbiamo alcuni eventi al Roma Club, cominciando dal buffet che loro offrono da tanti anni a tutta la comunità il Venerdì Santo. È qualcosa veramente di bello e molto ben preparato, tantissime varietà di pesci, e questo buffet viene servito il 19 di aprile prossimo, Venerdì Santo, dalle 6 alle 8. I prezzi sono modici, c'è lo sconto per i bambini, e per biglietti e informazioni potete chiamare il Roma Club al 326 95 39. Sempre al Roma Club, gentili telespettatori, c'è anche il brunch per la Mother's Day, la festa della mamma, il 12 di maggio prossimo. Quindi partecipate, portate le vostre
signore, le vostre mamme, al buffet della festa della mamma il 12 di maggio prossimo al Roma Club dalle 11 alle 12. Il menu è molto molto ben preparato e i prezzi sono modici. Per biglietti ed informazioni potete chiamare il Roma Club al 326 95 39. E infine, gentili telespettatori, le signore De Marco e Camello hanno cominciato a fare di nuovo le loro gite per coloro che vogliono andare per una giornata o due fuori da Windsor, e questa volta hanno organizzato un viaggio a Toronto, una gita a Toronto per il 22 e 23 di giugno. È una serata, è un fine settimana fuori da Windsor, un pochettino lontano dagli impegni giornalieri, e visitando negozi di abbigliamento e anche negozi per cibo, eccetera. E come sapete a Toronto c'è una varietà molto più vasta che possiamo trovare qui a Windsor. Per informazioni e biglietti per questa, gita, potete chiamare Teresa al 562-0078 oppure Marisa De Camello al 256-2990. Come ho detto al principio della trasmissione, gentili telespettatori, la prossima volta, la prossima settimana, vi riporterò un servizio su una conferenza che è stata fatta per i giovani a Toronto e organizzata da Comedes di Toronto. Quindi arrivederci alla settimana prossima. Ciao!